La torre di guardia fu costruita nel 1749 dalla famiglia Fornari, per poi essere acquistata l'anno successivo da una nobile famiglia di origine trapanese, i Cubi. Tutto il territorio portava il nome della famiglia, si chiamò Fornari. Fu così che si costruirono le prime casupole di pescatori. Nel 1757, al principe di Fornari, nonostante avesse ottenuto la Real Concessione, fu proibito dal Tribunale del Real Patrimonio di mettere in esercizio la Dornana, in quanto non distava più di 3 miglia da quella di Oliveri, come enunciava un ordine di anzidetto tribunale del 15 aprile 1756. Solo attraverso la compravendita da parte del barone Pirello di Furnari di un'altra tonnara, questa volta dislocata a Salicà, stazione di Castronerale, si riuscì a mettere in funzione la tonnara di Furnari. La torre della tonnara di Furno fu una torre di difesa costiera e faceva parte del sistema di torri costiere della Sicilia, quale sistema difensivo di avvistamento di navigli saraceni. Infatti, le coste mediterranee erano tormentati dai corsari barbareschi e dai corsari ottomani, quindi tanto più necessaria la torre in quanto doveva difendere i frutti della pesca e della lavorazione del tonno dell'annessa tonnara. La sua dislocazione coincideva con l'attuale contrada Torreforte di Tonnarella ed è stata battuta intorno agli anni 40. Adesso, in successione, guardiamo alcuni scatti relativi alla Tonnarella Marinara. Le foto abbracciano un periodo grosso modo dagli anni 50 sino agli anni 80. Non tutti conoscono la storia di Francesco La Macchia, nato a Furna il 9 ottobre 1938 e morto invece a Sabaudia il 31 luglio 2017. Francesco La Macchia, insieme ad Aldo Dessì, vinse la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nella canoa a due posti. Nato proprio a Tonnarella, in provincia di Messina, Francesco La Macchia ha saputo incarnare i veri valori dello sport sia da atleta ma anche da tecnico, ruolo che ha ricoperto anche a livello nazionale. È la volta di una specialità poco nota, detta la canadese. Questa è una canadese a due. L'armo italiano che era terzo ha conquistato la piazza d'onore e non resiste alla tentazione di fare il bagno finale.
Un anello, uno spiazzo di terreno, unisce in modo indissolubile la parte calcistica con la parte marinara. Il tratto di spiaggia di Donnarella serviva sia agli scopi del calcio, tracciandovi un campo, sia a posteggiare le barche quando tornavano dalla pesca. Durante i ragazzini che hanno calcato quel terreno fatto di sabbia, il più importante sicuramente è stato Giuseppe Gitto, per tutti Pippo Gitto. Abbiamo visto e vediamo delle foto che lo riguardano. Lunga e ricca di soddisfazione è stata la sua carriera, che ha conosciuto momenti esaltanti sia in prima categoria sia in promozione, in Serie B e in Serie C. Il progetto, in 478 partite di campionato, ha realizzato 177 reti, in 53 partite di Coppa e altre 23. Nel CSI 16 gol in 12 partite, nelle varie amichevoli 58 gol in 79 partite, nella primavera 6 gol, a dir poco impressionante. Il Gitto aveva un'ottima tecnica, calciava con entrambi i piedi, ma preferibilmente con il sinistro. Buon colpitore di testa, sicuramente non ha avuto quella fortuna che meritava. Ma di lui, a Donnarella, ci fu un altro grande attaccante, un'ala destra, Conte, che giocò per tantissimi anni nel Milazzo dagli anni 50 al 1959 e poi andò a finire al Donnarella. Terreno sabbioso ha visto incontri di campionato e anche incontri amichevoli e di coppe estive. Qui vediamo alcune immagini di qualche coppa che si è disputato su quel terreno. Questa è una rara immagine della vecchia chiesetta di Donnarella. Qui adesso vediamo in successione alcuni momenti della vita sociale del quel piccolo centro. Le foto che riguardano matrimoni, eventi cittadini, bambini, adolescenti e anche logicamente adulti, abbracciano un periodo che va dall'inizio degli anni 50 sino agli anni 80. Sarà l'occasione per tanti che hanno vissuto a Donnarella di rivedere volti noti e meno noti, ma sicuramente che succederanno emozioni al pensiero di quella che era Donnarella tantissimi anni fa, ben diversa della Donnarella attuale. Adesso parliamo della Donnarella di oggi, una Donnarella che è diventata un punto di riferimento, grazie anche al vicino Porto Rosa, di tanti bagnanti e di tanti natanti. Queste sono immagini di qualche giorno fa. Tornata a Donnarella dopo diversi anni e immediatamente la mente è tornata a quegli anni 60, quando con la Spada Forese sono venuto a giocare proprio qui a Donnarella e per un rigore non dato alla squadra di casa è successo il fin mondo. Fortunatamente c'era con me Nanni Previti, che era il portiere di riserva, prese una famosa falanga, cominciò a roteare quella falanga e non fece avvicinare nessuno. A Donnarella di Furnari la comunità per metà agosto è sempre in festa per celebrare la Maria Santissima di Trapani. La processione a mare vuole rievocare l'arrivo a Donnarella della statua della Madonna di Trapani,
che, secondo la leggenda popolare, sarebbe lì approdata in seguito a un voto fatto da alcuni pescatori salvati dal mare in burrasca grazie al prodigioso intervento della Madonna. Detto grazie a tutti gli amici che hanno postato le foto di cui mi sono servito, senza le quali non sarei riuscito a fare questo filmato.